Torna a splendere il sole su Senigallia e sulla Vigor, che alla Bianchelli, dinanzi a una splendida cornice di pubblico, riesce a regalarsi tre punti in rimonta a conclusione di un derby spumeggiante contro un Maidomo tolentino. I ragazzi di Clementi, orfani del fantasista Enrico, sono riusciti nell'impresa, perché così si è sviluppata la gara, di ribaltare il vantaggio cremesi e mettere subito nel dimenticatoio la sconfitta di Pineto. Un plauso enorme ai ragazzi di Mattoni, sfrontati e sempre sul pezzo nel corso dei 90 minuti, ma alla fine devono cedere l'onore delle armi ai vigorini e masticare la seconda sconfitta consecutiva. Più per meriti che per demeriti delle rispettive squadre, ne è nato un primo tempo vivace, ricco di occasioni. La prima, dopo tre minuti, è per il tolentino con Massarotti, che da fuori non inquadra la porta. Cresce ancora la Vigor Senigallia e all'undicesimo va vicinissimo al vantaggio con Vrioni, lancio illuminante di Lazzari, ma il nazionale albanese, solo davanti a Moro, calcia col sinistro, non è il suo piede, tantissima potenza, ma il mirino lo ha lasciato a casa e allora palla sul fondo. Tanta incredulità sugli spalti. È un botta e risposta continuo, il tolentino fa buona guardia e ogni volta che riparte si rende pericoloso. A sedicesimo un colpo di testa di Vitiello termina out. Esplode il Bianchelli al 23esimo, ma non per un gol dei propri beniamini, ma per protestare in maniera veemente per un possibile rigore non assegnato a Vrioni, caduto in area di rigore. Un episodio chiave che sposta nettamente gli equilibri del primo tempo dalla parte cremisi. I ragazzi di Mattoni crescono di densità, sia difensiva, con contrasti decisivi, sia in pericolosità offensiva. Alagia sulla destra è un pericolo costante e proprio il numero 10 al 33esimo calcia una punizione dal limite che lambisce l'esterno della rete, dando solo l'illusione del gol. Ancora Cremisi in attacco, il 41esimo, Vitiello ha una doppia chance. Prima su cross di Riberon ha tempo di stoppare ma non inquadra la porta. Poi, 30 secondi dopo, ha la chance del vantaggio in area ma da posizione defilata non trova la porta. Il vantaggio sembra maturo e quando scatta il 45esimo solo un super Roberto deve dire di no a Massarotti che con imbucata millimetrica di Marcelli tocca quanto basta, ma il portiere della Vigor miracoleggia e deve in angolo. Nella ripresa sarebbe impensabile reggere i ritmi forsennati del primo tempo, eppure le squadre ci provano, ma dopo 8 minuti la gara finalmente si sblocca. Alagia serve Lattanzi, pennellata sul palo più lontano e palla nel sacco. Neanche il tempo di esultare, angolo per la Vigor, la palla vaga in area di rigore e da un bomber di razza come Denis Pesaresi, che si è in diffiuto del gol, nasce una gran gilata e il gol dell'1-1. Al quarto d'ora addirittura la Vigor avrebbe la palla del vantaggio, Olivi a porta vuota calcia clamorosamente fuori. Tanta intensità a centrocampo per circa 20 minuti, i tecnici provano a vincerla con i cambi. Ci riesce Clementi con intuizione, fuori Vrioni, dentro il terzino Mori, Bartolini avanza e proprio oltre il rosso-blu firma il gol vittoria. Ennesimo lancio illuminante di Lazzari, Bartolini tutto solo sulla sinistra può entrare in area e fa partire un diagonale imprendibile per Moro. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio, fa festa il Bianchelli, fa festa la Vigor che brinda un successo che la proietta quota 10 punti, a 3 dalla vetta, scavalcando di 2 punti proprio il Tolentino ferma 8. Sentiamo nel finale di gara le impressioni di Luca Bartolini, match winner della partita, e Maurizio Mattoni, allenatore del Tolentino. Bartolini, match winner, una partita tutta in salita, poi alla fine il carattere della Vigor è uscito fuori. Sì, sapevamo che era una partita tosta, l'abbiamo preparata in settimana sapendo che loro ci venivano a pressare alti e noi ovviamente non rinunciamo mai a giocare dal basso, quindi sapevamo che dovevamo stare attenti, ma quello che mi è piaciuto è la reazione della squadra perché prendi gol a inizio secondo tempo e riuscire a ribaltarla non è da tutti. Diciamo, avete avuto anche voi le grosse occasioni, Olivi sulla destra, poi tu sei stato avanzato sulla sinistra in avanti, forse è meglio giocare un po' più avanti per te o no? No, beh, oggi è capitato il gol, però preferisco avere molto campo davanti, quindi partire da dietro terzino, però dove mi mette il mister cerco di dare il massimo. Il mister aveva detto che proprio durante il gol stava pensando alla tua sostituzione, quindi diciamo è stato anche un fattore di fortuna o non lo so, dimmi tu. Sì, appena sono uscito mi hanno detto tutti guarda 5 minuti prima dovevi essere cambiato, quindi fortunatamente o non è uscita la palla o il mister ci ha ripensato e è andata così. Dai, il calcio è anche questo, vi siete ripresi dopo una sconfitta, ora diciamo per la Vigor è un nuovo inizio, mettiamola così, con questa vittoria. Sì, è un nuovo inizio, ma noi penso che abbiamo fatto bene fino adesso e cercheremo di fare bene da qui in avanti. Ora abbiamo tutta la settimana per preparare Trastevere, con la testa libera come abbiamo sempre fatto e andiamo là a giocarci la partita. Sono rammaricato,
Sono rammaricato perché abbiamo fatto una grande gara fino all'1-1. Dobbiamo lavorare su un aspetto mentale, siamo giovani, ma non ci possiamo permettere di uscire dalla gara così, dobbiamo lavorare sull'equilibrio mentale. Grande approccio, gran primo tempo, in vantaggio e poi alla prima avvisaglia di pericolo ci siamo un po' sciolti. Abbiamo provato a rimanere in campo, però abbiamo cominciato a allungarci, a fare degli errori, ma devo ripartire per forza dai 60-65 minuti che ho visto alla grande, dove contro un'ottima squadra penso che abbiamo fatto vedere delle grandi cose. Dobbiamo lavorare tanto perché uscire dalla gara così mi fa riflettere molto, però devo per forza ripartire da quello che ho visto di positivo e lavorare molto sugli aspetti negativi.